Salve a tutti, benvenuti al webinar di oggi dedicato alle agevolazioni fiscali e nello specifico andremo a vedere le attuali disposizioni che sono state dal decreto rilancio per il Superbonus per il 110%. La giornata di oggi è strutturata in due parti. Una prima parte che verrà affrontata con me. Io sono l'ingegnere Antonella Guarino di Analyst Group e mi occupo della formazione. Analizzeremo insieme aspetti legati alla normativa, mentre la seconda parte verrà svolta dal mio collega, dal dottor Gerardo Ghigliorio, che vi farà vedere praticamente come effettuare un intervento di miglioramento e essere complianti con le attuali disposizioni della normativa. Le argomentazioni che affrontiamo insieme riguardano il superbonus del 110% introdotto dal decreto legge rilancio. Andremo a vedere i dettagli del superbonus al 110% e i dettagli del sisma bonus al 110%, la cessione del credito e lo sconto in fattura. Non da ultimo analizzeremo le asseverazioni e le sanzioni a carico dei tecnici. Valutate che quello che vediamo qui oggi fa riferimento solo al decreto rilancio, in quanto ancora ad oggi non sono ancora state emanate le linee guida sia dell'Agenzia delle Entrate che del MISE, nonché la procedura sul portale Enea per il caricamento delle pratiche. Analizziamo quello che dice il decreto rilancio, decreto legge numero 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio del 2020, introduce la possibilità di beneficiare sia dell'ecobonus che del sisma bonus maggiorati fino al 110%. E diciamo questi vengono denominati superbonus. Quindi il superbonus resta un'agevolazione fiscale che permette di detrarre dall'IRPEF il 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio del 2020 e fino al 31 dicembre o 2 dicembre 2021, per alcune tipologie di interventi sugli immobili. La detrazione del 110% è fruibile in 5 anni, quindi si accorciano i tempi perché l'ecobonus e il sisma bonus ordinari, definiamoli così, prevedono la detrazione in 10 anni. Qui invece abbiamo un ritorno in un tempo più breve. Il decreto rilancio è un decreto molto vasto, ma a noi interessa l'articolo 119, ovvero interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricariche per i veicoli elettrici. L'articolo 19 introduce e definisce quali sono gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e tutte le condizioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per le detrazioni al 110%. Quindi vengono analizzati quelli che sono gli interventi di riqualificazione energetica, l'ecobonus, gli interventi per il miglioramento sismico, superbonus, e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. A chi spetta il superbonus del 110%? Beh, spetta ai condomini, spetta alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, agli istituti autonomi case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica e le cooperative di abitazione a proprietà in divisa per interventi realizzati sugli immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci. Si può già iniziare? Beh, purtroppo ad oggi ancora non possiamo avviare il superbonus perché mancano le disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che deve essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto bilancio. Questi giorni terminano il 18 luglio, quindi vuol dire che entro il 18 luglio deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con tutte le informazioni per accedere al superbonus.
Perché è importante il decreto del MISE? Perché stabilirà le modalità attuative di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti previsti dai decreti, dal decreto legge 63 del 2013 e poi fornirà quelle che sono, le congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Andiamo a vedere per quali abitazioni è previsto il superbonus. Il superbonus del 110% è previsto per le prime e seconde case in condominio su interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Sulle singole unità immobiliari, su interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuate da persone fisiche. Le seconde case unifamiliari su interventi antisismici, ma non per quelli di riqualificazione energetica. Ora analizziamo più nel dettaglio gli interventi detraibili. Il decreto rilancio all'articolo 119 individua quelli che sono gli interventi di riqualificazione energetica che permettono di accedere all'ecobonus al 110%. Questi sono l'isolamento termico, ovvero interventi che devono riguardare oltre il 25% della superficie di intonaco con tetto di spesa massimo pari a 60.000 euro, riferita ad ogni singola unità immobiliare. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini, l'efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di classe A, per un tetto massimo di spesa pari a 30.000 euro, ma per ogni unità immobiliare. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti a pompa di calore in abitazioni unifamiliari, quindi non appartamenti in condomini, ma case singole. E qui il tetto massimo è fissato a 30.000 euro. Gli interventi di riqualificazione energetica devono garantire che l'edificio migliori di almeno due classi energetiche o comunque della classe energetica più alta che si può ottenere. Quindi, per ottenere l'ecobonus 2020 al 110%, è necessario dimostrare attraverso l'APE, l'attestato di prestazione energetica, che viene rilasciato da un tecnico certificato sia prima che dopo l'intervento di riqualificazione, che ci sia stato una miglioria di almeno due classi energetiche o comunque alla classe più alta che si può raggiungere. Per quanto concerne il concetto di tecnico certificato, qui fa riferimento a precedenti norme, ovvero al DPR 75 del 2013, dove stabilisce che alcune categorie professionali sono abilitate alla redazione dell'APE. Altre categorie professionali invece sono parzialmente abilitate alla stesura dell'APE. Per essere completamente abilitati devono sostenere un corso di formazione di 80 ore, così come stabilito dall'allegato 1 del DPR 75 del 2013 e dalle disposizioni del decreto Destinazione Italia, che ha esteso la formazione alle 80 ore. Il DPR 75-2013 parlava di un corso di formazione di 64 ore, il decreto Destinazione Italia lo portò a un corso di 80 ore. Bene, chi sono le categorie, diciamo, già abilitate alla predisposizione dell'APE? Sono tutti coloro che possono dimostrare di aver seguito la progettazione dell'edificio e degli impianti asserviti ad esso, ognuno per le proprie competenze professionali, ingegneri, architetti, geometri, periti, quindi ognuno per la propria competenza professionale. Se può dimostrare di aver fatto il progetto con i relativi impianti termici, è esonerato da fare il corso. Chi invece non ha la possibilità di fare questa certificazione deve fare il corso delle 80 ore. Ma ripeto, gli aspetti legati alla formazione del tecnico abilitato alla certificazione energetica fanno capo al DPR 75 del 2013. Isolamento termico. Adesso andiamo a analizzare più nel dettaglio i diversi interventi.
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali interessano l'involucro dell'edificio per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Il limite di spesa, abbiamo detto, è pari a 60.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio, nel caso in cui parliamo di condominio, ovviamente. I materiali isolanti da adottare devono rispettare i criteri ambientali minimi, denominati CAM. Però su questo aspetto dobbiamo attendere disposizioni, perché l'ANAC, che va a certificare i materiali, per il momento ha sospeso questo criterio che devono rispettare i materiali isolanti. Quindi sono tutti chiarimenti che verranno successivamente con le linee guida e i decreti attuativi. I risultati da ottenere, abbiamo detto, sono il miglioramento delle classi energetiche dell'edificio e il conseguimento, quindi o un salto di due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta possibile che si può raggiungere. Ovviamente bisogna predisporre un'APE prima dell'intervento dell'isolamento, effettuare l'intervento dell'isolamento termico, dopodiché fare nuovamente l'APE per far vedere il salto energetico. Questa documentazione deve essere asseverata dal tecnico abilitato. Sostituzione degli impianti in condominio. Nei condomini la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati riguarda il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. E il beneficio è esteso anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto che viene sostituito. Anche in questo caso i risultati da ottenere devono essere il miglioramento di almeno due classi oppure il conseguimento della classe energetica più alta possibile e deve sempre essere dimostrata tramite l'APE, l'attestato di prestazione energetica, redatto prima e dopo l'intervento. Questa documentazione deve essere sempre asseverata da un tecnico abilitato. Sostituzione degli impianti in singole unità. Per quanto riguarda le singole unità abitative, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati riguarda il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Quindi anche per le singole unità immobiliari possono essere utilizzati gli impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa è di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. I risultati sono anche per le singole unità abitative il salto di due classi energetiche dell'edificio oppure il conseguimento della classe energetica più alta che si può raggiungere. Il tutto deve essere dimostrato tramite la stesura dell'APE prima e dopo l'intervento e asseverata dal tecnico abilitato. Altri aspetti che tratta il decreto rilancio sono i solari fotovoltaici. I commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto rilancio includono gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo o batterie, a patto che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico appena visti. Quindi possiamo dire che il decreto rilancio fissa tre interventi come prioritari, importanti che devono essere sempre fatti. Gli altri
possono essere fatti in abbinamento a questi tre per poter beneficiare del super bonus al 110%. Gli impianti solari fotovoltaici prevedono un tetto di spesa fino a 48.000 euro e diciamo, un limite di spesa pari a 2.400 euro per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, il limite di spesa risulta ridotto sempre per l'installazione degli impianti fotovoltaici ed è ridotto a 1.600 euro per ogni kilowattora di potenza. Per beneficiare degli incentivi per gli impianti fotovoltaici occorre garantire delle ulteriori condizioni. Gli impianti fotovoltaici devono essere subordinati alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata in situ. E non sono cumulabili con altri incentivi o altre forme di agevolazione. Quindi gli incentivi sono riconosciuti anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, contestuale o successiva, e con le medesime condizioni previste per l'installazione degli impianti fotovoltaici. Il comma 8 dell'articolo 119 del decreto rilancio prevede le agevolazioni al 110% per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ovviamente anche qui l'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli per beneficiare del superbonus al 110% deve essere realizzata in abbinamento a uno dei primi tre interventi che abbiamo menzionato. La detrazione quindi sarà riconosciuta nella misura del 110% da ripartire fra tutti gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempre che, ripeto, l'installazione avvenga congiuntamente a uno dei primi tre interventi descritti. Il superbonus al 110% include anche gli interventi di miglioramento sismico per le spese sostenute dal 1 luglio del 2020 al 31 dicembre del 2021. Il superbonus 110% si applica a tutti i tipi di abitazione, sia prima che seconda casa, e immobili produttivi. Quali sono i lavori di adeguamento sismico? I lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore, i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori, spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizioni e ricostruzione. Vediamo però quali sono le condizioni per accedere. Le agevolazioni per il sisma bonus, infatti, si applicano solamente agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quindi restano escluse gli immobili ricadenti nella zona 4. La zona 1 sono, diciamo, quelle zone ad alto rischio sismico, dove la possibilità che si verificano dei forti terremoti è elevata. Nella cartina sono tutte le zone in rosso. Le zone 2 abbiamo un rischio medio, sono quelle in arancioni nella cartina, e qui si possono verificare terremoti abbastanza forti. La zona 3 è una zona a rischio basso, e possono essere soggette a scuotimenti modesti. In cartina sono tutte le zone gialle. La zona 4 invece è una zona a basso rischio sismico, dove la possibilità che si verifichino dei danni sismici sono basse e sono tutte le zone in grigio che vediamo nella cartina. Per gli interventi di miglioramento sismico in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%. Però anche in questo caso
si hanno dei vantaggi perché la detrazione del premio assicurativo passa dal 19% che era prima al 90%. Restano la cessione del credito e lo sconto in fattura vigenti anche per il super bonus. Infatti, gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono la possibilità di fruire della detrazione al 110% in 5 anni, oppure lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà successiva del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito o i mediatori finanziari. Il credito d'imposta, ovvero la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi anche gli istituti di credito, quindi le banche e gli intermediari finanziari. Nel caso di detrazione del 110% è necessario anticipare i soldi per gli interventi e poi recuperarli tramite la dichiarazione dei redditi in 5 anni. Mentre nel caso di sconto in fattura e credito di imposta si attende un quadro completo da parte degli istituti di credito o degli altri intermediari finanziari, in modo tale che questi ci forniscono quelle che sono le modalità per la cessione del credito e se queste avranno un costo, per la realizzazione degli stessi. La cessione del credito e lo sconto in fattura si potranno richiedere non solo per la detrazione dell'ecobonus e il superbonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione o per l'ecobonus al 50% e il bonus facciate al 90%. Quindi non solo per il superbonus, ma anche per gli altri incentivi, per le altre agevolazioni, così come sono già state approvate con il bilancio, con la precedente normativa. Ovviamente il sisma bonus, ecobonus e il bonus facciate per l'importo ordinario previsto non riguardano solamente le spese a partire dal 1 luglio, ma anche per i lavori che già sono stati eseguiti, quindi ancor prima dell'entrata in vigore del decreto rilancio. Anche qui si potrà trasformare lo sconto in credito da cedere poi alle banche. Qual è il ruolo del tecnico? Beh, per il super bonus al 110%, il tecnico ha un ruolo fondamentale perché deve verificare, rispetto di tutti i requisiti previsti dai decreti, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio chimico, sismico, perdonatemi, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il ruolo del tecnico è un ruolo molto delicato e pertanto i professionisti devono stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile con un massimale adeguato, ovvero un importo non inferiore a 500.000 euro. E deve essere adeguato questo importo al numero di asseverazioni che verranno poi rilasciate dal tecnico. Andiamo appunto a vedere quali sono le asseverazioni che deve fare il tecnico. Deve fare l'asseverazione necessaria per gli interventi di efficientamento energetico, ovvero quelli finalizzati alla riduzione del rischio. Inoltre, sono anche responsabili i progettisti strutturali, ossia i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, ognuno per le proprie competenze professionali. Altra asseverazione inerente all'ecobonus al 110% riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, quindi i tecnici abilitati dovranno asseverare
il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 26 giugno del 2015 e che l'intervento realizzato nel suo complesso ha permesso il miglioramento di due classi energetiche oppure il raggiungimento della classe energetica più alta, il tutto tramite la stesura dell'APE prima e dopo l'intervento. Le asseverazioni devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA. Ovviamente la modalità di trasmissione verrà indicata dal decreto del MISE che siamo ancora in attesa. Il tecnico ha un ruolo fondamentale anche nella cessione del credito. Quindi il suo compito è fondamentale anche per l'opzione della cessione del credito o per lo sconto in fattura. Quindi per gli interventi, per qualunque tipologia di intervento, sia di riqualificazione energetica che di riduzione della classe di rischio sismico, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Altro aspetto fondamentale che bisogna prendere in considerazione è che il tecnico deve verificare tutta la documentazione dell'immobile su cui si vogliono effettuare i lavori di adeguamento sismico o di efficientamento energetico al fine del superbonus 110%. Questo perché tutto il carteggio dell'immobile deve essere in regola. Si parte dalla prima concessione edilizia o permesso di costruire che sia, tutti i certificati di abitabilità e agibilità e qualunque altra certificazione in essere deve essere presente. Quindi il ruolo del tecnico è prima di tutto quello di analizzare tutta la documentazione dell'immobile. Dopodiché bisogna scegliere gli interventi di efficientamento energetico più consoni sì, per il tipo di struttura che abbiamo di fronte, per il tipo di impianti che sono presenti all'interno dell'immobile. Quindi sono fondamentali i sopralluoghi che deve fare il tecnico e per fare anche un'indagine del livello di salute dell'immobile stesso, al fine poi di individuare quale intervento di efficientamento energetico è migliore. A capo del tecnico poi ci sono le sanzioni per tutte le asseverazioni fatte che non sono congrue con quanto di effettivamente sostenuto per la realizzazione degli interventi. Quindi noi ricordiamo sempre che le asseverazioni sostituiscono in tutto in parte le dichiarazioni di atto notorio sostitutivo e quindi con questi documenti il tecnico diventa responsabile delle sue dichiarazioni sia civilmente ma soprattutto penalmente. E proprio per questo le sanzioni a carico dei professionisti vanno da un minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 15.000 euro. Questa è, diciamo, la prima parte interamente dedicata a quello che è attualmente le disposizioni del decreto rilancio. Quindi ricapitolo, a oggi quello che abbiamo visto sono tutte le indicazioni fornite dal decreto rilancio. Il decreto rilancio ha ampliato l'eco bonus e il super bonus dalle precedenti percentuali fino al 110%. Ovviamente prevede degli interventi di efficientamento energetico che sono, diciamo, principali e in abbinamento a questi si possono aggiungere gli impianti fotovoltaici o le colonnine per la ricarica elettrica. Sono fondamentali le asseverazioni che fanno i tecnici per poter accedere al super bonus.
Il tecnico per fare le assicurazioni deve aprire una polizza assicurativa specifica con un massimale minimo di 500.000 euro e le sue responsabilità sono maggiori in base al numero di asseverazioni che vengono effettuate. Le asseverazioni sono delle dichiarazioni che fa il tecnico e pertanto attraverso queste dichiarazioni il tecnico assume delle responsabilità civili e penali. Non a caso le sanzioni che poi ricadono sui tecnici vanno fino a 15.000 euro. Ora andiamo a vedere un esempio di realizzazione di intervento di efficientamento energetico e quindi quello che deve fare il tecnico. Ripeto, il primo aspetto è quello di acquisire tutta una serie di informazioni dell'immobile, perché il tecnico per poter predisporre l'APO, sia prima che dopo l'intervento, deve acquisire tutti i dati dell'immobile, dalla planimetria ai materiali costruttivi fino alla tipologia di impianto. Ora vediamo un esempio su una civile abitazione, prendiamo in esame una villetta unifamiliare e andiamo a vedere con il programma Termiplan di Analyst Group come si fa un'analisi energetica per arrivare poi all'asseverazione che deve fare il tecnico. Passo la parola al mio collega. Buongiorno, salve. Adesso vedremo con Termiplan come effettuare una pratica di ecobonus. Questa è una piantina di una villetta, quindi andiamo con lo strumento muro ad ripassare la nostra piantina, molto semplicemente. Stiamo disegnando i muri esterni. Ok, adesso inseriremo le finestre, qua andiamo a dire diciamo, il parapetto 0,9, altezza 1,6, ok, quindi diciamo che qui c'è la nostra prima finestra. Questi qua sono dei balconi, andiamo a mettere salviamo il nostro progetto e andiamo a vedere anche la scena 3D in cui andiamo a vedere la nostra struttura. Fatto questo, andiamo ad inserire il vano, facciamo un unico vano, soggiorno. Fatta la parte architettonica, passiamo dopo alla parte di assegnazione delle caratteristiche termofisiche. Già noi abbiamo detto che ci troviamo nei dati generali ad Avellino, e quindi andiamo a dire che i muri sono in tufo. Qui normalmente abbiamo un archivio degli stili con tutte una. Diciamo una varietà di stili già diciamo, preelaborati per le più comuni stratigrafie. Andiamo a dire i solai del vano come sono fatti sopra e sotto. Poi andiamo ad assegnare gli infissi. Poi andiamo a dire gli infissi come sono fatti, singolo vetro. Poi andiamo ad assegnare le zone termiche. Diciamo che il soggiorno è riscaldata da questa zona termica, diciamo da questa centrale termica, la quale è fatta da un generatore a metano di potenza di 12 kW. Diciamo che questo è il nostro stato di fatto. Ora, basta andare nel nuovo tab EcoBonus 110 ed effettuare calcola. Il programma fa il calcolo dello stato di fatto ed esce una classe energetica G. Andiamo adesso ad ipotizzare un intervento, quindi
abbiamo sulle murature, andiamo a selezionare un nuovo stile. Ad esempio, prendiamo il nostro muro, andiamo a dire muro di tufo isolato. Ok? Quindi andiamoci inseriamo un nuovo strato e andiamo a metterci un cappotto, quindi un materiale plastico, polistirene, diciamo uno strato di 0,010 cm. Quindi arriviamo alla limitante di 0,44. Fatto questo, perché allora, qui possiamo anche inserire il muro, il costo a metro quadro della nostra struttura, diciamo a costo di 30, diciamo 40 euro a metro quadro. Ed ipotizziamo nessun intervento per quanto riguarda la centrale invernale, cioè l'alimentazione invernale e il pannello fotovoltaico. Facciamo solo il cappotto, vediamo cosa diciamo. Se ce la facciamo a rientrare nell'ecobonus, facendo il bottone calcola, il programma ci dice che lo stato di fatto è in classe G, mentre l'ecobonus va in classe F. Quindi quello che noi possiamo andare ad ipotizzare, o aumentiamo il cappotto, oppure possiamo andare ad aggiungere, a cambiare la centrale. Posto di una centrale termica, una caldaia a gas, ipotizziamo, come dice il decreto, una pompa di calore. Effettuiamo il calcolo e ci viene verificato. Fatto questo, vediamo anche che il costo è sotto i 30.000 euro, quindi ci rientriamo. Abbiamo possibilità di stampare sia l'APE dello stato di fatto, attento ai dati subalterno, quindi abbiamo il nostro APE pre-intervento. Ecco qui, questo è l'APE dello stato di fatto. Quindi è la classe G, chiudiamo, sempre da qui, senza fare nessun, premendo il semplice bottone, abbiamo l'ecobonus e abbiamo la stampa dell'APE che riguarda l'intervento di ecobonus con la nuova classe a cui è stata determinata. Quindi voi dallo stesso pannello, con un solo progetto, un solo file aperto, potete gestire il tutto. Eccolo qui, qui avete la classe energetica D e nuovo. Queste nuove. In più c'è un report in cui ci sono tutte quante le informazioni riguardo la località, quindi tutti i vari dati climatici, e poi c'è il quadro comparativo tra lo stato di fatto e l'ecobonus, più tutte le varie schede tecniche delle strutture utilizzate nel nostro intervento ecobonus. Poi naturalmente in base a quello che verrà deciso con i nuovi decreti attuativi che siamo in attesa che vengano pubblicati, il programma evolverà con la documentazione necessaria richiesta poi da Enea. Allora, vista la parte della teoria e vista anche praticamente come deve essere fatta un'asseverazione da parte del tecnico in cui va a far vedere in base all'intervento di efficientamento energetico scelto il salto della classe energetica, direi di vedere un attimo le vostre domande e diamo spazio ai quesiti. Allora, vediamo. Domenico Mastroianni ci chiede: la coinventazione delle pareti è fatta la struttura come antisismica? Posso comunque accedere al bonus per i pannelli e la pompa di calore? Allora, ripeto, i tre interventi stabiliti dal decreto rilancio, quindi efficientamento energetico che interessi almeno il 25% dell'involucro edilizio disperdente, deve essere fatto in abbinamento all'installazione dei pannelli fotovoltaici, oppure la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con gli impianti per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria con una pompa di calore, così come prevede la normativa. In aggiunta, se viene fatto anche il sisma bonus, è ovvio che si possono accedere comunque alle detrazioni del 110%. Poi vediamo cosa ci viene richiesto, se c'è qualche altro intervento. Le spese sono cumulabili? Sì, le spese sono cumulabili, cioè io posso fare sia un intervento di efficientamento energetico che la sostituzione di una caldaia e quindi le due spese sono cumulabili. Per quanto riguarda il materiale didattico di oggi, per quelli che ce lo chiedono e vedo che sono tanti, sì, noi forniremo sia la registrazione del webinar che le slide che avete visto a video. Le metteremo a disposizione di tutti coloro che si sono iscritti al webinar, sia che sono riusciti a seguirlo, sia che non sono riusciti ad accedere alla piattaforma. Francesco Alvaro ci dice: nel caso di edificio esistente, per l'applicazione dell'eco bonus 110%, lo stesso deve essere munito di impianto di riscaldamento esistente? La normativa oggi parla di sostituzione, però ripeto, qualunque indicazione al momento potrebbe essere fuorviante, perché sia i decreti del MISE che le linee guida dell'Agenzia delle Entrate possono fornire altre indicazioni, quindi possono comunque stravolgere in certo qual modo quelle che sono le attuali disposizioni previste dal decreto rilancio. Quindi anche le canne fumarie, noi al momento non possiamo dare informazioni ben specifiche se rientrano o meno. Questa era la domanda di Antonio Peraino. Antonio Coppola ci chiede: la classe più alta raggiungibile si può intendere da G ad F? Allora, se parliamo di un immobile di classe G, sicuramente si possono effettuare diverse tipologie di interventi di efficientamento per portarlo a una classe superiore. Quindi il salto delle due classi dalla G ci possono essere tranquillamente. La classe maggiormente raggiungibile che viene menzionata non è quando si parte dalla G, ma per delle classi già elevate. Noi possiamo avere degli immobili già classificati in A2, pensate a quelle strutture che sono vicino agli NZEB, cioè sono prossime a un funzionamento legato solo esclusivamente alle fonti rinnovabili, dove l'uso del non rinnovabile è comunque minimo. Quindi in quel caso è ovvio che io parto da una classe energetica già molto alta e qualunque tipologia di intervento non mi permetterà di raggiungere due classi, quindi posso fare al massimo il passaggio di una classe energetica e poi si allungheranno anche i tempi di ritorno, perché se io ho un edificio NZEB, quindi quasi interamente alimentato da fonti rinnovabili, è ovvio che gli interventi che vado a fare su questo edificio sono interventi molto costosi, che mi portano un risparmio in termini di EPI globale minimo e per ammortizzare le spese necessiterò di tempi di ritorno molto elevati. Quindi il passaggio della classe energetica in questo caso al massimo può essere di una. Cosa si intende per asseverata depositata presso la regione di appartenenza? Questa è una domanda che ci fa Sergio Milesi. Allora, le asseverazioni sono tutte le dichiarazioni che fanno i tecnici per documentare quello che è lo stato di fatto dell'immobile, l'intervento scelto, le spese effettivamente sostenute fino alla classe energetica raggiunta. Gli APE è vero sì vengono inviati nelle regioni, nelle varie regioni in base alla procedura prevista dalla singola regione. Per quanto riguarda altre disposizioni bisogna comunque attendere le linee guida, perché anche per l'inserimento della pratica sul portale dell'Enea dobbiamo attendere specifiche disposizioni. Se per eco bonus e sisma bonus il tempo per beneficiare delle detrazioni era di 10 anni, ora perché diventano di 5? Allora, praticamente il decreto rilancio
prevede un ritorno delle spese sostenute in un tempo più breve. Ecco perché il tempo di ritorno viene anticipato a 5 anni. Ovviamente anche questo per tutelare le imprese, perché abbiamo detto che è possibile fare la cessione del credito. Quindi il proprietario di una singola unità abitativa o i condomini possono realizzare i lavori sul condominio o sull'immobile di proprietà e cedere il credito. È ovvio che l'impresa che farà i lavori o cederà a sua volta il credito oppure si dovrà, come dire, autofinanziare. Quindi per garantire che queste imprese possano prendere più lavori possibili e perdurare nel tempo, il tempo di recupero del superbonus viene portato a 5 anni. Sergio Milesi ci chiede, l'APE nei condomini è comunque singolo per ogni unità immobiliare? E qui va verificato il tipo di condominio. Se il condominio ha impianto centralizzato o se qualche condomino si sia staccato, quindi anche qui andrebbe fatto comunque una verifica, del condominio. Quindi se abbiamo un unico impianto che va a servire tutti i condomini o se qualche condomino si è staccato, quindi andrebbe fatta un'analisi sul condominio. Cosa succede se una o più unità immobiliare non raggiunge il miglioramento delle due classi energetiche? Questo sempre nel caso del condominio, perché nel caso dell'unità immobiliare vuol dire che se non vengono garantiti il salto di due classi energetiche, ovviamente ripeto, va vista sempre la classe energetica di partenza, vuol dire che vanno abbinati altri interventi. Ecco perché il decreto rilancio prevede tre tipologie di interventi base e poi l'installazione del solare fotovoltaico o delle colonnine per le ricariche elettriche. Quindi anche qui diciamo si può raggiungere una classe energetica successiva se aggiungiamo all'intervento anche un solare fotovoltaico. Però ripeto, sono tutte considerazioni che devono essere fatte caso per caso. Il 25% dell'involucro edilizio come viene calcolato? Questa è una domanda che ci fa Serafino Sorleti. Ci chiede nello specifico, ho un condominio composto da 8 unità immobiliari, di cui 3 riscaldate e 5 non riscaldate. È possibile usufruire del 110% posto rispetto dell'investimento di almeno il 25% dell'involucro edilizio? Allora, quando parliamo di condominio e andiamo a mettere mano all'involucro edilizio, prima di tutto devono partecipare tutti i condomini. Non è che possiamo mettere mano a un condominio se non c'è l'approvazione da parte di tutti i condomini. In questo caso il 25% dell'involucro viene considerato sulla globalità, su tutta la superficie disperdente del condominio. Vediamo se ci sono altre domande. Andrea Pisani ci chiede, la polizza è quella professionale che già abbiamo o è un'ulteriore polizza? Allora, anche qui si attendono i chiarimenti. Leggendo in maniera letterale quello che è il decreto rilancio, sembra che ci voglia una polizza specifica per questo tipo di asseverazioni, però ripeto, maggiori chiarimenti si avranno con le linee guida dell'Agenzia delle Entrate e poi ci saranno poi anche le compagnie assicurative che faranno le loro proposte. Claudio Grundetti ci chiede se nel prezziario, esempio Campania 2020, il prezzo non è adeguato al mercato tipo infissi, si può redigere un nuovo prezzo. Allora, generalmente i tariffari vengono aggiornati con cadenza annuale proprio per l'adeguamento dei prezzi, altrimenti poi bisogna tener conto di quelli che sono i codici Istat che vanno a modificare anche i prezzi dei materiali. Marco Giannini ci chiede se il committente opta per il 110%,
Tutti i partecipanti all'opera, compresi i professionisti, sono soggetti allo stesso iter, oppure, ad esempio, le ditte sì e i professionisti no? Allora, attualmente anche la parcella del professionista rientra nel superbonus 110%, quindi in teoria il committente può avviare i lavori senza spendere nemmeno un euro, quindi anche la parcella del professionista sarà poi oggetto del 110%. Angelo De Criscienzo ci chiede, inoltre, per APE intervento si parla di diagnosi energetica, quindi non è un semplice APE. Allora, l'APE va fatto sempre in maniera scrupolosa, perché all'interno dell'APE ricordo che c'è la dichiarazione sostitutiva atto notorio, quindi qualunque cosa venga dichiarato all'interno di un'APE ha una validità civile e penale. Non a caso si sono verificati dei casi in cui un atto notarile di compravendita è stato dichiarato nullo perché l'APE era fasullo, aveva dichiarato un comportamento energetico differente da quello che era il reale comportamento dell'immobile. Quindi, quando si predispone l'APE, è fondamentale fare i sopralluoghi per l'acquisizione di tutte le informazioni riguardanti l'immobile oggetto di certificazione. Quindi si parla di diagnosi energetica per definire in maniera ancora più accurata quello che è lo stato di fatto di un immobile. La liquidità alle imprese, chi la deve dare? Allora, la liquidità alle imprese è una domanda che ci fa Ottavio Leone. Beh, la liquidità delle imprese possono essere di due tipi: o l'impresa ha delle grandi liquidità che gli consentono di anticipare le spese, oppure va a cedere essa stessa il credito agli istituti bancari o ai mediatori creditizi. Se nei sopralluoghi si rilevano abusi di lieve entità, come bisogna comportarsi? Questa è una domanda che ci fa Giuseppe Esposito. Allora, non ci possono essere incongruità tra progetto e documentazioni, non ci possono essere abusi, quindi vuol dire che per poter beneficiare del superbonus al 110%, il fabbricato deve essere in regola al 110%. Quindi bisogna prima mettere in regola tutto il carteggio del fabbricato e poi si possono avviare i lavori e beneficiare del superbonus. Credo di aver dato risposta a tutti i quesiti perché poi ho visto che alcuni quesiti si ripetono. Poi noi metteremo a disposizione nei nostri canali social e i nostri blog dedicati alla certificazione energetica e all'efficientamento energetico anche le risposte a tutti i quesiti che ci sono pervenuti. Quindi se abbiamo saltato qualche risposta, in ogni caso vi verrà fornita tramite i nostri canali. Io vi ringrazio per aver partecipato così numerosi a questo incontro e ce ne saranno altri non appena avremo indicazioni da parte delle agenzie delle entrate e dal Ministero. Vi ringrazio ancora e buona serata.